Benissimo, allora, ieri abbiamo introdotto l'ontologia aristotelica, abbiamo detto qualcosa, vi ricorderete, su che cos'è questa disciplina, sui termini che Aristotele utilizza per designarla, sulle sue articolazioni. Abbiamo detto in particolare che la questione principale è l'ontologia, appunto, no? L'essere in quanto essere. La filosofia prima in realtà è qualcosa di più ampio, è ciò che tratta dei fondamenti, potremmo dire, di tutte le altre scienze, di ogni sapere. Quindi è, potremmo dire, anche la filosofia in senso più proprio. E abbiamo visto appunto che di tutte le discipline, di tutte le parti della filosofia prima, la principale è appunto l'ontologia. E ora cominciamo a parlare appunto dell'essere, a vedere che cosa Aristotele dice di questo essere. Anzitutto c'è una nota frase di Aristotele che dice: l'essere si dice in molti modi. Questo ci rimanda anzitutto al fatto che l'ontologia si incrocia col linguaggio. Noi abbiamo spesso detto che la domanda su che cosa c'è, su che cosa esiste, quindi la domanda sull'essere, si incrocia con la domanda su come si conosce. Qui aggiungiamo un pezzettino: come si conosce, e vuol dire anche come io esprimo questa conoscenza. Quindi appunto il linguaggio. Allora, l'essere si dice in molti modi. Essere, cioè, non è un termine univoco, cioè non ha una voce, un significato. Questo è quello che pensava Parmenide, vi ricordate? Ma questo portava Parmenide a posizioni che Aristotele giudica assurde. Come posso dire che il movimento non esiste, che il divenire non esiste? Perché questa era la conclusione di Parmenide. D'altra parte, essere non è nemmeno un termine equivoco, cioè questi molti modi in cui si dice l'essere hanno qualcosa in comune. Se non l'avessero, noi ci ridurremmo all'incomunicabilità, non potremmo dire nulla se i vari modi in cui diciamo l'essere fossero tutti uno diverso dall'altro. Allora, Aristotele dice: il termine essere è un termine polivoco, cioè ha più significati. Ha sicuramente un significato fondamentale, che è quello parmenideo, l'essere in generale, l'essere in quanto essere. Ma poi l'essere, appunto, si dice in molti modi. Utilizziamo questo termine con molti significati particolari, differenti. Ecco, a partire dall'analisi linguistica, quindi, Aristotele individua un modo di superare le difficoltà in cui cadeva Parmenide e le assurdità in cui cadeva Parmenide. Allora, questi molti modi in cui noi diciamo l'essere, Aristotele li chiama categorie. Che cosa sono le categorie? Sono, come dice Aristotele, le determinazioni generalissime di ogni essere, cioè le cose più generali che possiamo dire sull'essere. Adesso, quando le enumereremo, capiremo un po' meglio che cosa significa tutto questo. Che valore hanno le categorie? Allora, sicuramente hanno un valore logico. L'essere si dice in molti modi, e parliamo delle categorie. Cioè, le categorie sono modi in cui si parla dell'essere, modi in cui l'essere si predica delle cose. Predicare vuol dire qualcosa a proposito di qualcos'altro. Pensate anche al termine grammaticale, non faccio a caso questo accostamento, dopo ci torneremo con la grammatica. Il termine predicato. Predicato è ciò che si dice del soggetto. Allora, sicuramente le categorie hanno un valore logico. Infatti, c'è un testo di Aristotele che si chiama Le Categorie, come ci sono anche alcuni altri testi, gli Analitici primi e secondi, per esempio, e altri che rientrano in quell'ambito delle opere filosofiche che normalmente si chiama appunto logica o organon. Organon significa strumento, e siccome il linguaggio è lo strumento e il ragionamento sono lo strumento del sapere, vengono chiamate così le opere di logica.
Accanto però al valore logico, le categorie hanno anche un valore ontologico. Cioè, per Aristotele non sono soltanto le categorie modi in cui noi esseri umani parliamo dell'essere. Noi parliamo dell'essere così perché l'essere è fatto così, si presenta così a noi. Quindi c'è una corrispondenza tra l'essere e il linguaggio. Potremmo dire una corrispondenza tra il piano ontologico e il piano logico-gnoseologico. Noi conosciamo il mondo in un certo modo perché il mondo è fatto così. Ricordate che anche questo è un tema che in Parmenide abbiamo accennato almeno. Che rapporto c'è tra l'essere e il pensiero? È possibile conoscere il mondo come è? Oppure la nostra conoscenza del mondo lo filtra in qualche modo? Allora, per Aristotele noi conosciamo il mondo per come il mondo è. L'essere si presenta in un certo modo e quindi noi ne parliamo in un certo modo. Allora, quali sono adesso? Proviamo a vedere le categorie, a farne un elenco. Le categorie sono queste: la sostanza, la qualità, la quantità, la relazione, l'agire, il subire, il dove, il quando, l'avere e il giacere. Sono quindi 10 categorie. Non le ho messe a caso in queste tre colonne. Per ora facciamo una prima distinzione. Ci sono le prime 4 categorie, sostanza, qualità, quantità, relazione, che sono quelle che Aristotele non esclude mai, perché ne fa diversi elenchi in varie opere. Queste ci sono sempre. Le altre ogni tanto variano, in particolare le ultime 2 ci sono in alcuni elenchi, in altri no, eccetera. In secondo luogo, come adesso vedremo, la sostanza è una categoria un po' particolare, e in terzo luogo, questo ci permette poi di arrivare alle particolarità della sostanza, torniamo all'esempio che abbiamo fatto poco fa e all'accostamento alla grammatica. Provate a sostituire alla parola sostanza la parola soggetto. Allora voi vi accorgete subito che da un lato avete la sostanza, cioè il soggetto, e dall'altra avete tutte quelle che potete chiamare attributi o complementi. Effettivamente il modo in cui nel corso dei secoli è stata costruita la grammatica, prima latina e poi delle lingue che dal latino derivano, delle lingue europee moderne, è ricalcato sull'ontologia di Aristotele. È per questo che noi parliamo di soggetto e complementi, di soggetto e predicati, perché coloro che hanno descritto la grammatica lo hanno fatto a partire dalle opere logiche e metafisiche di Aristotele. Non è che prima qualcuno ha costruito la grammatica e poi ha insegnato agli altri a parlare. Prima si parla, prima esiste il linguaggio e poi a un certo punto qualcuno dice: va bene, adesso descriviamo il linguaggio. Ecco, questa descrizione del linguaggio, che noi chiamiamo grammatica, è ricalcata sulla metafisica aristotelica. È una metafisica ad uso anche degli studenti delle elementari. Quindi in qualche modo, voi senza saperlo, la metafisica aristotelica la conoscete già da tempo, da molto tempo, perché avete studiato la grammatica e continuate a studiare la grammatica anche di qualunque lingua, che sia l'italiano, il latino, l'inglese, qualunque lingua abbiate studiato in passato, perché poi tutte le grammatiche europee derivano da una cultura europea che è una cultura filosoficamente impregnata di aristotelismo. Ok? Qual è la differenza tra la sostanza e le altre categorie? Adesso lo vediamo meglio descrivendo la sostanza. Possiamo dire però che la distinzione fondamentale è questa: da un lato abbiamo la sostanza, dall'altro abbiamo degli accidenti. Noi appunto nella grammatica le chiamiamo attributi, complementi. Aristotele li chiama gli accidenti. Cioè, accidente cosa vuol dire? Qualcosa che capita addosso a qualcos'altro.
Quando diciamo l'essere si dice in molti modi. Ecco, un conto è dire io sono un uomo. Cioè, cos'è la mia, qual è la mia sostanza? La mia sostanza è l'essere un uomo e non un banco, non un computer, non una montagna. Tutte le altre cose che io posso dire di me le dico in maniera diversa. Per esempio, secondo la qualità, io sono bellissimo. Questa è una qualità. Se anche fossi brutto, non smetterei di essere un uomo. Oppure, secondo la quantità, io peso 90 kg. Se anche come nel libro dei miei sogni ne pesassi 80, non per questo smetterei di essere un uomo. Relazione. Io sono il vostro insegnante. Se anche io fossi l'insegnante di qualcun altro, non smetterei di essere un uomo. E così per l'agire, il subire, il dove, il quando, l'avere, il giacere, eccetera. Ok? Allora, un conto è parlare secondo la sostanza, l'essere, che cosa un certo oggetto è, e un conto è attribuirgli delle caratteristiche che sono appunto accidentali. Cioè possono essere in un modo, possono essere in un altro. Quando ero alto 90 centimetri, ero comunque un uomo. Questa è la prima distinzione importante. E allora vediamo la sostanza e gli accidenti. Allora veniamo a dire che cos'è questa sostanza e lo diciamo attraverso i termini che traduciamo con sostanza. Allora, sostanza deriva dal latino substans, che è un calco del greco ipostasis. Ipo vuol dire sotto, come sub. Stasis, stans, vedete che sono la stessa parola, anche la radice qui è uguale. Allora, cos'è la sostanza? È ciò che sta sotto. Sotto che cosa? Beh, l'abbiamo già capito ormai. Sotto gli accidenti. La sostanza è ciò che sorregge gli accidenti. Allora, vedete che si dice in modi diversi l'essere della sostanza e degli accidenti. Perché la sostanza è l'unica cosa che esiste di per sé. Io sono un uomo, basta, non serve più dire altro. Ma quando dico il mio maglione è rosso, anche del rosso dico che è. Esiste il rosso, certo che esiste, ma io non lo vedo, non è che vedo il rosso per strada, non è che vado in giro e dico ah, ecco il rosso. Il rosso esiste solo e sempre in quanto qualità di un oggetto. Mentre il maglione esiste da solo, che sia rosso, che sia verde o che sia blu, sempre maglione è, esiste in quanto tale, è autonomo nella sua esistenza in qualche modo, mentre gli accidenti sono sorretti dalla sostanza, hanno bisogno di altro per esistere gli accidenti, non esistono da soli. Io, facciamo un esempio diverso, per esempio sulla categoria del dove. Io sono in una certa aula in questo momento. Il mio essere in questa aula lo posso dire solo riferito a me o eventualmente agli oggetti in questa aula. Poi io andrò in un'altra aula, non cambierò io, la mia sostanza non cambia, mentre il dove cambierà, perché in qualche modo il dove mi segue. Ok? Allora, la sostanza sorregge gli accidenti. La sostanza ha un'esistenza propria, autonoma, che gli altri accidenti non hanno. E qui veniamo al secondo termine, che è quello che Aristotele usa quando parla di sostanza, ed è il termine usia. Usia è un participio del verbo avere, scusate, del verbo essere, è il participio femminile in particolare del verbo essere. Quindi sostanza significa, usia significa ciò che è. Allora, che cos'è la sostanza? La sostanza è ciò che c'è. È, in questo senso è l'essere in senso proprio. Allora, l'essere si dice in molti modi, ma in senso proprio l'essere è la sostanza. Perché, appunto, è diverso dire di un oggetto che è un orologio e dire che è di ferro, di metallo, che pesa 20 grammi, che è al mio polso, eccetera, eccetera. Ok? Allora, la sostanza è l'essere in senso proprio e poi sorregge gli accidenti.
cioè le altre categorie. Queste categorie quindi sono le determinazioni generalissime di ogni essere, cioè facciamo l'esempio, la quantità. La quantità io posso avere pesi, misure di lunghezza, per esempio, dell'estensione, posso avere capacità, eccetera, no? Qual è l'insieme che raccoglie tutti, che raccoglie appunto pesi, misure di estensione, capacità, eccetera? È appunto la quantità. Poi io all'interno dei pesi posso distinguere a sua volta, all'interno delle lunghezze posso distinguere, per esempio, lunghezza, altezza, profondità. Mentre verso l'alto io arrivo alla quantità, la categoria della quantità, ok? Quindi è un modo di raccogliere tutte le determinazioni possibili che possiamo attribuire agli oggetti in degli insiemi il più generali possibili. Quando salgo in questi insiemi, alla fine trovo le categorie, e non c'è una categoria delle categorie, no? Non c'è un insieme di tutto quanto. Al limite potremmo dire che la categoria delle categorie è l'essere, se volessimo, cioè tutte le categorie sono modi di parlare dell'essere o modi in cui l'essere si manifesta, ma non ha molto senso secondo Aristotele. Allora, veniamo adesso a parlare della sostanza. La sostanza, abbiamo detto, è l'essere in senso proprio. Ma che cos'è la sostanza? Perché anche Parmenide parlava dell'essere in senso proprio, ma diceva una cosa completamente diversa da quella che dice Aristotele, come adesso vediamo. La sostanza, infatti, è anzitutto l'individuo concreto. Allora, attenzione, individuo non vuol dire essere umano, vuol dire l'oggetto individuale. La penna che avete davanti a voi, il letto da cui vi siete alzati stamattina, è un individuo concreto, è una sostanza. Allora, vedete che fino adesso abbiamo parlato della sostanza in termini logici, riferendoci al linguaggio. Qui invece cominciamo a parlare in termini veramente ontologici. Cioè, la sostanza è un oggetto che esiste. Anzi, perché non è un unico oggetto. Ogni oggetto che esiste è una sostanza. Un individuo concreto è una sostanza. Quindi anzitutto che cosa esiste? Anzitutto esistono oggetti. L'essere si manifesta in questo modo, sotto forma di sostanze. In questo senso la sostanza è sia un soggetto reale, cioè è una cosa reale, deriva da res, quindi è un soggetto reale di proprietà, sia a livello linguistico un soggetto logico di predicati. Ma le due cose, potremmo dire, sono due punti di vista sulla stessa realtà, sullo stesso tema. Non è che da un lato ho la realtà e poi ho il linguaggio che non so bene se corrisponde alla realtà. La realtà e il linguaggio che ne parla si corrispondono pienamente. Quindi dire l'una cosa e l'altra è la stessa cosa. L'altro termine che Aristotele utilizza per parlare della sostanza è il sinolo. Forse qualcuno di voi lo ricorderà questo termine, perché l'abbiamo utilizzato lo scorso anno, anche se in maniera molto fugace, quando abbiamo parlato dell'antropologia aristotelica. Abbiamo detto l'uomo è fatto di anima e corpo, o meglio, ogni vivente è fatto di anima e corpo. E dicevamo, il termine con cui Aristotele designa questa unione è sinolo, che significa un'unione inscindibile. Non è come in Platone. Platone dice, c'è l'anima che a un certo punto entra nel corpo. Aristotele dice invece, no, c'è un individuo concreto che è un'unità inscindibile di anima e corpo, o meglio, per ampliare il discorso e non restringerlo a semplici esseri viventi, un'unità profonda di materia e di forma. Noi distinguiamo la materia e la forma a livello concettuale, ma non possiamo distinguere a livello reale.
Facciamo l'esempio classico, una statua, il Davide di Michelangelo o di Donatello, quello che volete voi, che li conoscete meglio di me, è fatto di marmo. Quindi la materia è il marmo, a cui l'artista ha dato quella particolare forma, cioè che ha organizzato in quel modo. Ma io non posso separare la forma dalla materia, non posso dire, va bene, adesso separo e metto, da una parte metto la materia, il marmo, e dall'altra metto la forma della statua. No, posso farlo a livello concettuale, posso dire, il marmo di cui è composta questa statua, posso parlarne in quanto marmo, appunto, in quanto materia, no? Allora posso dire, prima era un blocco, prima ancora faceva parte di una montagna, ha certe caratteristiche fisiche, questa materia. La forma stessa posso svilupparla in molti modi. Per esempio, se vedo una fotografia della statua di cui sto parlando, ha sempre quella forma lì, anche se non è più la materia, il marmo, perché essendo una fotografia è stampata su carta. Ma è una distinzione appunto concettuale, mentale. L'oggetto, la sostanza, l'individuo che ho davanti è invece un sinolo, cioè un'unità inscindibile di materia e forma. Sinolo deriva, a seconda di come lo interpretiamo, da syn ule o syn olos. Ule significa materia, olos significa l'intero. Allora, syn ule vorrebbe dire con la materia, la forma che si unisce alla materia. Syn olos, vorrebbe invece dire un tutto insieme. Syn vuol dire, è la particella che significa con, come il cum latino, ok? Quindi un tutto insieme, dove appunto non c'è distinzione. Poi certo, noi possiamo distinguere la materia, che è passiva, è ricettiva, cioè è lì, è inerte, potremmo dire, e la forma che struttura questa materia, che organizza la materia. Poi dobbiamo radicalizzare questa cosa. Se prendo un blocco di marmo come tale, o anche un blocco informe di marmo, cioè senza forma, in realtà questo è materia già formata, cioè ha la forma del marmo, cioè si presenta sotto un determinato aspetto. La materia è qualcosa di generalissimo. È un po' come se pensate alla tavola periodica degli elementi. Tutti gli elementi sono fatti dalla stessa materia. Tutti gli atomi, no? Sono fatti di neutroni, protoni ed elettroni, che poi vengono organizzati in maniera diversa e allora diventano elio, idrogeno, carbonio, ferro, eccetera, eccetera. Ma la materia è qualcosa di letteralmente informe. Quindi l'esempio della statua o qualunque altro esempio possiate fare con la pietra, il legno, il metallo, quello che volete, è un esempio che va capito bene come esempio. Cioè non è che il legno, il marmo, la plastica sono materie, è già formata. Anche il metallo fuso ha già una forma, è materia che ha già la forma di quel particolare metallo. Ecco, propriamente cos'è che fa di un oggetto ciò che è? Cioè cos'è che propriamente è la sostanza, la materia o la forma? Con ogni evidenza la sostanza è anzitutto la forma, se sta a questo discorso che abbiamo fatto. Perché la materia tutto può essere, ma io quando vado al museo non vedo pezzi di marmo, vedo statue. Giusto? Quindi io vedo anzitutto forme, è quello che dico, quando vado a Milano a vedere la Pietà Rondanini, vedo la Pietà Rondanini, non vedo un blocco di marmo e poi mi dico, ah sì, è la Pietà Rondanini, c'ha la forma della Pietà, no? Vedo la Pietà Rondanini e poi mi dico, ah sì, è fatta di quella particolare materia. La sostanza è anzitutto la forma. E qui potete capire che la forma è il modo in cui Aristotele rilegge le idee platoniche, se ci pensate, no? Cioè,
Pensate a quello che abbiamo detto i giorni scorsi sull'ontologia platonica. Allora, le idee platoniche sono causa degli oggetti. Allora, il banco è un banco perché partecipa dell'idea di banco. Qual è la differenza profonda, però, che c'è tra Aristotele e Platone? La differenza profonda è che per Platone l'idea esiste autonomamente dall'oggetto, anzi, la forma è la vera realtà di cui l'oggetto sensibile non è che una copia. Per Aristotele invece la forma è un'astrazione, cioè qualcosa che io tiro fuori, come dice la parola astrazione, tiro fuori, separo dall'oggetto concreto che ho davanti e non esiste da sé, e finché non c'è oggetto non c'è forma. Vi ricordate quando l'anno scorso parlavamo dell'anima e del corpo, dicevamo proprio per questo. Per Aristotele l'anima è mortale, perché morto l'essere vivente, come si dissolve il suo corpo, non c'è più neanche la forma che lo sorregge, cioè l'anima. Aristotele è un discepolo di Platone, quindi ha studiato bene, conosceva bene quest'idea, questa teoria di Platone, secondo cui le idee siano la vera realtà, ma poi la rifiuta a un certo punto, la critica in molti modi. Per esempio, la questione principale è che secondo Aristotele il mondo delle idee è un inutile raddoppiamento del mondo sensibile. Noi certo che possiamo parlare di forme, ma arrivare a dire che queste forme esistano autonomamente è un altro discorso. A mio avviso, questo, sia Platone che Aristotele hanno ragione, è che il discorso di Platone, la visione del mondo di Platone, come ho cercato di spiegarvi, ma questa è veramente un'interpretazione mia, funziona molto bene nel momento in cui noi parliamo della matematica o di quelle che abbiamo chiamato idee-valori. Funziona un po' meno bene quando pensiamo alle idee dei singoli oggetti, all'idea di umanità, di cavallinità, di caneità, o di gattità, e queste altre parole che si trovano nei discorsi tardi di Platone.